53esima edizione, la mia ultima tra l'altro, e però abbiamo voluto chiudere in bellezza come amministrazione, quindi una stagione è un'edizione che si preannuncia ricca di novità, ma il protagonista rimane sempre il tartufo. Quest'anno la stagione è molto migliore dello scorso anno, per cui sarà anche più facile gustarlo e degustarlo nei piatti dei ristoranti d'Acqualagna. E la fiera, insomma, ecco, su tutti questo impatto che c'è nella piazza, con questo odore, una cosa unica, un aroma unica che c'è nella piazza Mattei, e tante novità, ma è quello che c'è di vero comunque è che è una grande manifestazione legata ai prodotti autunnali, ai prodotti del bosco, del nostro Appennino, quindi prodotti tipici, una festa d'autunno con le ricchezze che sono presenti nei boschi, nei nostri boschi. Quindi diamo giusto riconoscimento a questi prodotti e alla cucina, perché sono tantissimi gli ospiti, come sempre i cooking show sono uno degli aspetti più importanti, perché chef importanti, stellati, popolari della televisione si cimenteranno col tartufo di Acqualagna, quindi faranno vedere le ricette, sarà possibile cogliere qualche segreto e degustare soprattutto i piatti preparati. Per noi il tartufo è un'economia e un turismo tutto l'anno, e abbiamo voluto dedicare a questo nostro prodotto principale un museo con questa volontà proprio di conservare e tramandare anche quelle che sono le pratiche, le tradizioni legate al tartufo. Per cui abbiamo voluto dare il giusto tributo alle nostre tradizioni, alle nostre radici culturali. È un excursus sul mondo del tartufo a 360 gradi ed è molto indicato anche per i bambini, per i più piccoli, con una chiave di lettura appunto per i bambini molto divertente, con tecnologie multimediali interattive, insomma uno spazio molto interessante che sarà aperto appunto durante la fiera, inaugurato durante la fiera, ma sarà aperto tutto l'anno, proprio deve essere per noi il punto di partenza di quella che è l'esperienza turistica legata al tartufo, quindi la tartufaia, l'azienda di trasformazione e il ristorante.